Va bene, Rémy Coignet diceva, introduco Jerry Badger, anche se non credo ne abbia realmente bisogno perché è famosissimo. Jerry Badger è architetto, fotografo, critico della fotografia, ha scritto diversi testi, introduzioni per fotografi come Stephen Shore, Guido Guidi, e, ecco, e Martin Parr. Together with Martin Parr, as you know, he wrote the photo book, A History, the first two volumes came out in 2004 and 2006, and they now publish the third volume. And I will finish saying the photo book history was the winner of the Dutch Photo Book Prize and Krasner Kraus Prize in 2007. Bene, comunque il photobook che presentiamo oggi è il terzo volume, il primo è uscito nel 2004, è stato redatto da Jerry Badger insieme a Martin Parr, il secondo è uscito nel 2006 e il terzo invece è uscito quest'anno da poco. So, as a starting point, could you define what you call a photobook? Come definisci un libro fotografico? Buongiorno tutti. A photo book is not just a book which has photographs in it, and a book illustrated with photographs. We tend to use the analogy that it's like the literary novel of photographic books. So it has a much more of a purpose, an intent, a logic, than just a book illustrated with photographs. Bene. Innanzitutto, un libro fotografico non è semplicemente un libro che contiene delle fotografie. Noi lo paragoniamo a un romanzo di letteratura, e quindi ha un intento e uno scopo che va al di là, appunto, della semplice raccolta e presentazione di immagini. And Jerry, what is a good book? Right. We go to a definition which we got from John Gossage, American photographer. He said that there are four things which go into a good photo book. A domanda cos'è un buon libro di fotografia, la risposta è partirò da quello da una definizione che ha dato John Gossage, l'autore americano. Ci sono quattro elementi fondamentali che compongono un buon libro fotografico. It should have great photographs in it. Il primo è che deve avere le fotografie giuste. Secondly, it should be about something. There should be a specific subject of interest. Secondo, deve avere un soggetto, un tema specifico di interesse. And then thirdly, things like graphics, typography should all help to make the feel and the content of the book. Terzo punto è che elementi come la grafica e la tipografia usati nel libro devono contribuire all'intento del libro, a rendere chiaro l'intento. And fourthly, everything should come together so it's a world of its own. Even in the context of a photographer's work, it would be a unique, it should have the photographer's voice, but it should be a unique facet of his work, a little world of its own. Il quarto elemento è che tutte queste parti si devono comporre in modo armonioso e devono contribuire a produrre un oggetto, un libro che sia un mondo a sé. And you referred to John Gossage and to good material, but in your opinion, are good photographs necessary to make a great book? That's an interesting question. They are very desirable. When Martin and I are doing the book, we have slightly different criteria. Mine does tend to be that the photographs are good. He gets very excited by graphics and things like that. But you can get great photo books that have very ordinary photographs in them.
La domanda era quanto devono, è importante che le fotografie siano delle ottime fotografie? E la risposta è, su questo tema io e Martin Parr abbiamo opinioni non sempre completamente concordanti. Per me, intanto in senso generale, ovviamente è auspicabile che siano delle buone fotografie. Per me è più importante rispetto a, all'opinione di Martin Parr, che dà più importanza invece all'aspetto grafico e di oggetto libro. I'll give an example of that. There is a book called Paris, done by Moivert in the 1930s, and the photographs are very, very ordinary, and yet it's an extraordinary book simply because of the way he's put them together, the design of the book, and what the book actually says apart from the photographs themselves. Per dare un esempio concreto, c'è un libro che è stato che si chiama Paradise. Paris, che è stato realizzato negli anni 30, e in questo libro le fotografie non sono piuttosto ordinarie, non sono fotografie specialmente belle, ma il libro è un oggetto fantastico. And here I refer to contemporary books, which are often very designed. Sometimes over-designed. So, in your opinion, what's the importance of a graphic design in bookmaking? I think it's important because good graphic design can elevate a good photo book into a great one, and bad graphic design can prevent really good pictures from singing their full song. Again, I can give an example. Ok, la domanda è quanto è importante la grafica in un libro, cioè il design del libro. La risposta è naturalmente è molto importante, perché un buon intervento di design e di grafica può aiutare un libro a diventare ancora più bello, e d'altro canto un pessimo designer può rovinare un libro. Darò un esempio. Yes. When Martin and I, this is a little private story, when Martin and I are selecting books, we have all these books laid out and we talk about them and we argue about them. And one day we were talking about certain books, and one of the books was Stephen Shore's American Surfaces. And Martin said, oh, we can't really have this in. They're great photographs, but it's not a very good book. Bene, allora racconterò, spiegherò questa cosa raccontando un aneddoto. Martin Parr e io, quando selezioniamo i libri, appunto li stendiamo e passiamo in rassegna tutti i libri che abbiamo di fronte. A un certo punto ci siamo trovati a parlare di Stephen Shore, American Surfaces, e Martin diceva: questo libro non posso realmente inserirlo nella mia selezione perché ha delle fantastiche fotografie, ma non è esattamente un bel libro. So then a few minutes later he picked up another book and said, oh, we have to have this book in, it's fabulous, it's got colored pages. The photographs are printed on pink paper. E un minuto dopo ha preso un altro libro e ha detto, ah, questo dobbiamo assolutamente inserirlo, ha delle figure, delle fotografie fantastiche, era stampato a colori su carta rosa. So I exploded and said, what? You know, you want to reject this book, it's only got great photographs in it, and you want to put this one in because it's got pink pages. Allora io sono esplosa, ho detto, come? Non vuoi questo libro solo perché solo le fotografie sono fantastiche, e invece vuoi quest'altro libro solo perché ha la carta rosa. So it's always been a joke. In fact, the book with the pink pages was Il Travestiti, and of course it is a wonderful book and they are wonderful photographs, but it was just a joke between us. Naturalmente questa è una barzelletta, perché il libro stampato su carta rosa era I Travestiti, quindi, come dire, anche le fotografie erano meravigliose, però questo spiega un po' come. So later on we will talk about a book called Il Parco de Festo Lambro, the Festa del Parco Lambro, which was a book I discovered in Milan, and I said, oh, you'll love this book, Martin, it has colored pages. Quindi più tardi, tempo dopo, abbiamo riparlato di questo aneddoto, perché io ho scoperto a Milano questo libro sulla festa del Parco Lambro, e ho chiamato Martin e gli ho detto, ma ti piacerà tantissimo perché le pagine sono colorate.
So if you want to attract Martin's attention, do book with colored pages. Quindi se volete attirare l'attenzione di Martin Parr, dovete stampare su carta colorata. So let's talk about the photo book history volume 3. When you and Martin Parr published volume 2, you didn't imagine there will be a third volume. What made you change your mind and start working on this new one? Wait, I translate the question. Yeah. La domanda è, parliamo del terzo volume del photobook, quello che presentiamo oggi. Quando avete annunciato il secondo, quando avete presentato il secondo volume, non avete accennato al fatto che ci sarebbe stato un altro seguito. Cosa vi ha fatto cambiare idea e perché avete fatto questo terzo volume? Well, actually, the publisher changed our mind by offering us lots of money. No, they didn't. But the publisher suggested it and we talked about it. Ma naturalmente è stato l'editore a farci cambiare idea perché ci ha offerto tantissimi soldi, ma in realtà non è vero, era uno scherzo. Niente, è stato comunque il dialogo con l'editore. So we had a long discussion about how we should do it because we'd finished our two volume history. So it was a problem, how do we structure this book? Naturalmente ne abbiamo parlato tanto perché avevamo finito il nostro percorso con volume 2 e non sapevamo come avremmo strutturato un terzo volume. So we had lots and lots of discussions and one of the reasons for doing the book was we had missed books in the first two volumes. There were books we didn't know about that people told us about. There were books discovered. There were new books being published. So we wanted to try and encompass all of these. Uno dei motivi è che nei primi due volumi avevamo lasciato fuori diversi libri che invece avrebbero meritato di essere inseriti, a volte perché li abbiamo scoperti più tardi, a volte per i motivi insomma più diversi, quindi volevamo comunque rendere giustizia anche a questi libri e poi nel frattempo erano usciti tanti altri libri di fotografia. Now, in the first two volumes, we had some chapters which dealt with a specific kind of book, like the propaganda book in the 1930s. We had chapters dealing with specific countries like Japanese photo books. But at the end of volume two, we had a chapter called Modern Life, which it was a kind of manifesto about what we think photography is about, which is reflecting modern life in all kinds of forms. And in that chapter, we threw out genres, we threw out countries, we just had a lot of books which dealt with that very broad subject in all kinds of ways. It was just a survey of then contemporary books. Bene, nei primi due volumi avevamo dei temi specifici e alla fine del secondo, come per esempio libri di propaganda degli anni 30 o il libro fotografico giapponese, alla fine del secondo volume del photobook c'è un capitolo che si chiama Modern Life, che in sostanza riflette l'idea che il libro fotografico spiega e racconta la vita contemporanea. So volume 3 is a kind of expansion of that last chapter, and what we decided to do was to take 9 issues, 9 broad subjects that have interested most photographers since the Second World War. Bene, in sostanza il terzo volume del photobook è come se fosse un'estensione, un ampliamento in grande di quest'ultimo capitolo del secondo volume, Modern Life. E abbiamo scelto 9 temi che in qualche modo raccoglievano e spiegavano questo capitolo. So our 9 chapters in volume 3 are these very, again, broad issues, but the first one is propaganda. Then protest, then desire, which is sex and drugs and rock and roll, then conflict, then society, place, memory, identity, and the final chapter is about the medium itself. Can you remember those?
Okay. Bene, quindi adesso nove capitoli, conosco il libro, un po' mi aiuto. I nove capitoli in cui è diviso il terzo photobook, abbiamo appunto nove grandi temi che in qualche modo raccolgono l'idea di modern life. Abbiamo ovviamente la propaganda, abbiamo desiderio, che poi vuol dire sesso, droga e rock and roll, abbiamo conflitto. How many have you done? Three. Okay. Okay. So we have propaganda, protest. Propaganda, protesta. Desire. Desiderio. Then conflict. Conflitto. Place. Luoghi. Society. Società. That's right. I knew. Memory. Memoria. Identity. Identità. And photography itself. E fotografia. The last chapter is called Cannibalizing Photography. L'ultimo capitolo si intitola Cannibalizzando la fotografia. So as you said, this volume 3 opens with a chapter about propaganda books. What in this field is interesting in a photographic perspective? Martin is very keen on propaganda books. They've historically been very interesting in a graphic kind of way. I mean, if you think about it, one of the primary aims of photography, as Walker Evans says, is a desire to recognize and to boast, and this is what propaganda books do. They're very often innovative in a graphic way, and we're not just doing a survey of photo books, we are trying to do a history of photography through photo books. So they are very interesting in a socio-cultural way, and they also relate very interestingly to protest books. Allora, la domanda è, nel capitolo che riguarda la propaganda, che cosa vi ha attratto, che cosa vi ha mosso, insomma, a creare un capitolo dedicato a questo? Allora, innanzitutto sono molto interessanti dal punto di vista grafico e della fattura i libri di propaganda. Poi noi volevamo fare una storia della fotografia attraverso il libro fotografico e quindi questo era comunque un elemento importante appunto nel processo di costruzione del libro. In this chapter, there are no Italian fascist propaganda books, but as far as I know, Martin Parr, and probably yourself, is actually working on this subject. I'm not, but Martin is collecting them at the moment, because he felt his collection was underrepresented in that field. We had the big, huge Il Duce book in volume one, I think, and a very interesting Italian propaganda book about model communities in Sicily. That was a very interesting book. La domanda era, non avete inserito in questo terzo volume del photobook dei libri sulla propaganda fascista, come mai? Perché so che Martin Parr è un grandissimo collezionista di questo genere, forse anche tu. La risposta è io no, è una cosa proprio che appassiona tantissimo Martin Parr. In realtà già nell'altro photobook c'era stato un libro sulla propaganda fascista, un grosso libro di Mussolini. That was in the first photobook, and why are they not included? Sorry? Why are there no other books included in the third We didn't have any. Martin didn't have any at the time. E poi Martin non ne aveva altri da inserire in questo terzo volume. He's only begun collecting them since we finished volume 3. Okay, perché la collezione di Martin Parr in realtà è iniziata dopo che avevano finito di lavorare al terzo volume. So the second chapter is dedicated to protest books, which are, in one way, the reverse of a medal of propaganda books. You write in the opening of this chapter that Italy is, together with Japan, the champion of protest books. Why do you think? Is it only linked to the years of lead? Yes. Poi per quanto riguarda invece il capitolo dedicato ai libri di protesta, nell'introduzione a questo capitolo si scrive, Badger scrive che l'Italia insieme al Giappone è la più, diciamo, il luogo dove ci sono i libri di protesta più interessanti, il paese che ne ha prodotti i più interessanti. Come mai?
Yes. One of the interesting things about protest books is, because they're very often done by young photographers, they're very often self-produced. They're the opposite of propaganda in that the propaganda books are state-produced and very lavish budgets. Protest books, very small budgets. But also, of course, what they say is important. In fact, when we looked at various countries and the protest, and in Italy it is mainly from the Anni di Piombo, not totally, but of course the great era of the protest book throughout the world was in the 60s and 70s. And next to Japan, which there are incredible numbers of protest books in Japan, next to Japan, Italy is the country for protest, great protest books. Naturalmente, innanzitutto, i libri di protesta sono un po' l'antitesi, l'altra faccia della medaglia rispetto ai libri di propaganda. I libri di protesta sono in genere realizzati da fotografi giovani e hanno un budget molto ridotto, sono proprio poveri nella produzione. Mentre il libro di propaganda in genere è un libro che viene prodotto dallo Stato, dalle autorità e ha a disposizione ovviamente degli ampissimi budget. Quindi sono insomma due elementi complementari. Senz'altro i libri di protesta italiani sono soprattutto legati al periodo degli anni di piombo, naturalmente non solo, ma quello è il periodo più fertile, e abbiamo visto che insieme al Giappone, che anche ha prodotto degli interessantissimi libri di protesta, l'Italia è senz'altro il posto dove abbiamo trovato una scena interessante. And I should perhaps say that protest books don't only come from the left. You can get right-wing protest books. And of course, protest books in themselves are propaganda, and you also get propaganda books done by the state, which are also protest books. So it's a very complicated and interesting field. Naturalmente questo campo è molto più complesso di quanto si possa spiegare così brevemente. Ci sono dei libri di protesta innanzitutto che non sono legati sempre alla sinistra, ma ci sono dei libri di protesta che sono degli oggetti molto interessanti legati alla scena di destra. Allo stesso tempo i libri di protesta possono essere libri di propaganda e d'altro canto dei libri di propaganda possono essere invece avere dei contenuti di protesta. And in your opinion, is the goal of propaganda and protest books to convince or only to sustain the faith of the believers? It's both. It's both to convince other people. It's partly to sustain the faith. It's also, interestingly, we have this phenomenon of the selfie. There are often self-portraits of the protest groups. This was very much a thing with Tano D'Amico's book, Ila 77. He was part of the movement protesting in Rome, but everybody said, oh, we must have a book to record the movement. So very often they are recording the movement for the benefit of the movement. Bene, la domanda è, credi che il libro di protesta sia un libro che vuole convincere o che vuole solo, diciamo, confermare a chi è già convinto le teorie contenute nel libro? E la risposta è che ovviamente sono entrambe le cose, ma ancora più interessante, adesso che poi è molto in voga il selfie, i libri di protesta sono un po' dei selfie dei movimenti di protesta. Quindi per esempio citava Tano D'Amico che faceva parte del movimento e che in qualche modo è stato, diciamo, il testimone, la persona che ha fatto, diciamo, ha proprio ritratto un'immagine del movimento a cui lui stesso apparteneva. At first glance, the link of the third chapter dedicated to desire, so sex, drug and rock and roll, as you said, is not obvious with the previous, but it's linked to protest, in fact. Can you explain why and how? Well, they're both part of the whole change in society which happened in the 60s, the youth revolution. So the youth revolution, the generation of love and things like this, that was one side of the same coin.
young people asserting themselves. So they also, they on one hand, they felt it, they felt free to listen to rebellious music and practice free love. And on the other hand, they wanted to change the world, so they were doing protest as well. La domanda era relativa al capitolo che si chiama Desire, quindi legato al desiderio, o come dice Jerry Badger, sesso, droga e rock and roll, e la domanda è come questo capitolo si lega al capitolo della protesta. E Jerry rispondeva che naturalmente qui si parla di una generazione che è appunto la rivoluzione giovanile, no? Sono un po' gli stessi anni poi dei libri di protesta, e era un movimento giovane che da un lato rivendicava la propria autonomia e la propria libertà di ascoltare un certo tipo di musica, la liberazione sessuale, e d'altro canto voleva anche cambiare il mondo. Quindi sono un po' due facce della stessa medaglia. Yes, I mean, I think it's all part of rebelling against one's parents. Quindi è tutta una questione di ribellione verso i vecchi costumi. And interestingly, I'm doing, I'm part of the team doing this book about the Chinese photo book. And I think it's interesting that what's happening in China now is what happened in the West in the 60s. Chinese kids don't want to be like their parents. So they're rebelling against their parents. And maybe there will be other rebellious changes in Chinese society. Maybe, we don't know. Bene, è interessante vedere, adesso io sono parte di questo team che sta lavorando a un libro sul, dedicato all'editoria fotografica cinese. È interessante vedere che in Cina adesso sta succedendo un po' quello che qui è successo negli anni 60, per cui i ragazzini cinesi non vogliono essere come i loro genitori, e chissà, magari qualcos'altro succederà di grosso in Cina a livello di ribellione e di rivoluzione. In this chapter about desire, one can find a very peculiar Italian book by Franco Ortolani called La Festa del Parco Lambro. Can you tell us about it? Yes, one of the reasons we have so many Italian books is that when I was teaching in Milan, Francesco Zanot took me to an anarchist club which had a library, and I found all these great protest books. And I mean, La Parco del Festo Lambro is a protest book as well. It's a record of that festival, which was a partly a protest, although we have it in the Desire chapter because it has naked people and colored pages. I think it's a fascinating book. It's great graphically. I know it's, is it known in Italy? It's not very well known. I know. Of course. No, la domanda era perché ha inserito questo libro sulla festa del Parco Lambro di Ortolani, e la risposta è quando sono stato a Milano invitato per una sessione di formazione da Francesco Zanot, sono stato in questo locale che aveva un angolo dedicato ai libri di protesta, credo che sia la Shigera. Right? Was it la Shigera? Comunque, e in questo locale ho scoperto questi libri e mi ha molto colpito questo particolare libro. I mean, I think it's not so highly regarded in Italy, is it? E si chiedeva se era così, se era conosciuto in Italia. Forse no, effettivamente no. No, but it is by us. And it's a kind of Italian Woodstock with naked people. Absolutely, but there's an interesting text that at the same time a group of anarchists trashed a supermarket, I think, and so it ended in riots. I think the police came in, and so there was a lot of fighting. So it wasn't all peace and love. Fu appunto un festival, un po' la Woodstock italiana, una festa famosissima al Parco Lambro, che poi però finì in rivolta perché ci fu un attacco della polizia, insomma, uno sgombero. But I think that does show the two sides of the 1960s, where kids were looking inwards and were very selfish in one way and then very selfless in another way. Quindi credo che rifletta molto bene tutto il movimento poi degli anni 60, dove c'è selfish. Selfish.
thinking about themselves and how they dressed and so on. Da una parte c'è un elemento di, come dire, di egoismo e di egocentrismo, e dall'altra parte c'è un elemento di, come dire, invece di condivisione totale. But then also wanting to change the world. E poi allo stesso tempo volevano cambiare il mondo. If I can just add to all this, one of the big themes throughout the whole book is what we call the personalization of photography, which goes from when John Sarkowski wrote that photographers were less interested in changing the world but more interested in knowing it, and it goes through to diaristic photographs, all the way through to selfies. And one way of thinking about this big change in photography is thinking, at one time you would talk about the photojournalist making an objective record of the war. Now we talk about it's my diary when embedded with the troops, and that's a difference. But that's a big trend going through the book. Uno degli elementi, diciamo, dei fili rossi che attraversano l'intero terzo volume è la personalizzazione della fotografia, per cui un po' come diceva, si partiva da quello che diceva Sarkowski, che era il fotografo meno interessato a cambiare il mondo e più interessato a conoscerlo e a presentarlo. Quello che, l'elemento che attraversa questo terzo volume è un po' il cambiamento da, diciamo, per esempio un reportage di guerra che documenta un conflitto, che poi diventa invece la mia esperienza di autore in quella guerra in un modo molto soggettivo. Maybe if I just at this point mention the other big theme in the book. I was doing a book and asking my friend Gossage, should I put this picture after this one or this one before that one, so on and so forth. And he said, do what you like, it's all fiction anyway. And that's the big theme in the book as well. It's all fiction. Bene, per spiegare appunto un altro tema importante di questo libro, una volta mentre lavoravo alla sequenza di un mio libro fotografico, ho chiesto al mio amico John Gossage di aiutarmi, quindi gli ho chiesto cosa pensi di questa fotografia, la metto prima, la metto dopo, come organizzo, e John mi ha risposto, fai quello che vuoi perché tanto è tutta finzione comunque, ed è uno degli elementi, it's all fiction, è tutta una finzione. Maybe it's related with fiction, but there's an aspect of your writings that was, in my opinion, a little unnoticed, your humor or irony. I think, for instance, in this chapter about desire, to your comments about Walter Pfeffer as an interesting exception in Gay's photo books production. Is it important for you to have this humor while giving serious information and understanding to the audience? I don't know. I'm English, I guess. It's the famous English sense of irony. Yeah. I just do this. When I got an award in America and I was doing an acceptance speech, I had to keep telling myself, don't try and joke with the Americans. Because at the time, Bin Laden had just been killed, and I was going to say, listing my thank yous, I was going to say, and finally, I would like to thank the Navy SEALs for getting our royal wedding off the front pages, but I didn't. You just don't go there in America. La domanda era a proposito dell'ironia, per cui dice, quando tu scrivi in questo terzo volume, anche quando parli di cose molto serie, c'è sempre questa forte ironia che comunque irrompe nel testo, come mai? E la risposta è, credo che sia il mio humor britannico, non posso resistere a fare la battuta, a usare questa ironia. Per esempio, una volta sono andato negli Stati Uniti a ritirare un premio e ho dovuto veramente esercitare un grande autocontrollo per non fare una battuta relativa all'ora recente uccisione di Osama Bin Laden. And when I was discussing a couple of the Italian books in the desire section, I didn't mention Silvio and Seven Times a Night. No.
Ma per esempio nella sezione sul desiderio, quella che lui chiama sesso, droga e rock and roll, ho resistito a citare Silvio Berlusconi almeno una serie di volte. The next chapter, dealing about modern life and photo books, is to me particularly interesting because it embraces the evolution of so-called documentary photography, from the concerned photographers to contemporary post-documents. I mean Paul Graham's A Shimmer of Possibility, or Taryn Simon, or the Italian photographer Valerio Spada. Which are, in your opinion, the main actual tendency in documentary photography? Documentary is a very difficult word. I think all photography is or should be documentary. I think at any one point in photographic history, one should say, documentary is dead, long live documentary. It's a very... I think where we're at the moment, and I think I mentioned there's a very interesting movement in American documentary or American photography at the moment, where it's not so much documentary because they are using fiction a lot. I would say telling stories. I think that's where documentary photography is at the moment. La domanda a proposito della fotografia documentaria. Allora, la risposta dice è molto difficile definire la fotografia documentaria perché tutta la fotografia documenta e in qualsiasi momento della storia della fotografia si dovrebbe o potrebbe dire è morta la fotografia documentaria, viva la fotografia documentaria. Credo che sia molto interessante la scena americana a questo proposito. Più che di fotografia documentaria parlerei di narrare storie, perché poi anche lì si usa anche la finzione tantissimo, cosa che teoricamente sarebbe in conflitto. It's probably related to telling stories, but you notice that contemporary books have multiple layers. What do you mean? Are these layers formal or conceptual? I think this is very interesting as well. Layering a book. I mean, Valeria Spada, the book is actual layers where you have the two stories and with the different sizes, size of pages. But very often the layering is conceptual as opposed to being physical. I think what it might be signifying is the beginning of the e-photo book. Interesting. The following... Si parlava dei diversi livelli all'interno del libro fotografico, del livello concettuale. One was the conceptual layer, you were mentioning the formal. E l'altro era il livello formale, invece, i due diversi aspetti che compongono un libro fotografico. Allora, Jerry diceva, in alcuni libri è evidente che ci siano due livelli diversi, per esempio nel libro di Valerio Spada ci sono proprio due tipi di formati differenti all'interno dello stesso libro, le pagine sono proprio grandi in modo diverso, hanno due diverse grandezze, altre volte è più difficile. The following chapter is about territory, and I've got the feeling two directions appear. In one hand, a kind of retreat on private territory, and on the other hand, a kind of protest, or at least a critic of modern world. Yes, I mean, it's the same again. It's the one thing on one hand, the world is so scary, that we want to look inward. I mean, I think it's a tendency since the war. Existentialism colors modern culture so much. So on one hand, you have this, let's retreat into our house and look out at the world. And then on the other hand, there is also a desire to go out and change it or reflect on it. Questa domanda invece riguardava, diciamo, il territorio, quindi la tendenza di ritirarsi nel proprio privato oppure di uscire fuori,
come dire, trattare il mondo esterno. Allora lui dice, è sempre stato così, no? ci sono delle tendenze nella storia dell'uomo, c'è sempre la tendenza a ritirarsi nel proprio privato perché il mondo fuori è troppo brutto, difficile, e d'altra parte invece c'è la voglia di cambiare il mondo e di uscire, quindi, come dire, sono due tendenze che convivono. You mentioned it a moment ago, but in the chapter dedicated to photo books and conflict, you notice that when even for classic photojournalists like Paolo Pellegrin, Stanley Green or Susan Meselas, there's a tendency to question the practice and to be more personal. Why, in your opinion? I think it's because we know it's all fiction. Everyone knows that. And everyone's more suspicious of the photograph. Everyone's frightened about being too propagandistic in their work. It comes about from postmodernism, where we're questioning all kinds of communication. So photographers are questioning it themselves, and also it's got more reflective. Photojournalists aren't required to do hard news so much. That's done by television. So it's a very complicated and interesting question. Dice, nel capitolo dedicato ai libri fotografici e ai conflitti, tu noti, cioè segnali che i fotogiornalisti classici come Paolo Pellegrin, Stanley Green o Susan Meiselas hanno una tendenza a, come dire, a mettere in crisi la pratica tradizionale del fotogiornalismo e a diventare più personali nella documentazione, per esempio, dei conflitti. Perché? La risposta è che intanto la realtà viene sempre messa in discussione, è difficile documentare una realtà come quella della guerra, e c'è sempre anche un po' la paura di fare propaganda in questo caso. No? It's a problem of... I think it means that nothing is certain anymore, everyone's uncertain. I mean, I know that when Paolo was injured in Lebanon, he doesn't know who did it. He doesn't know which side it came from, so... It reflects the whole uncertainty we have in the world. È sempre più difficile avere delle certezze, quindi questa enorme insicurezza caratterizza anche il lavoro dei fotogiornalisti, che non sanno da che parte, ovviamente da che parte schierarsi magari, o come leggere gli eventi che devono documentare, e questa grandissima insicurezza provoca, diciamo, una modalità più personale, più sicura, perché propria. And the young Italian photographer Giorgio Di Noto goes even further in this distance with the reel. Yes. Giorgio's book was commenting on the way we receive information. So he, of course, took photographs from the internet, from your citizen reporters who are in the Middle Eastern conflict. But he made his own photographs, of course, off the screen on Polaroid. And I came across his work in Savignano when he'd put the work in for the Photojournalism Prize. They don't have the Photojournalism Prize anymore, but there was a Photojournalism Prize, and Giorgio won it. But two of the people on the panel disagreed with this because he hadn't gone like Paolo, where he could get hurt. But the work was very interesting in that it was reflecting all the time on the way this information is got out and how we receive it. And they were also damn good photographs. You write somewhere... Aspetta,
Sorry. La domanda era a proposito del libro inserito nel terzo volume, il libro di Giorgio Di Noto, che porta ancora più all'estremo questa idea, perché Giorgio non ha scattato le fotografie, che pure sono fotografie di scene di conflitto, non le ha scattate nella zona di conflitto, ma ha scattato delle polaroid allo schermo, quindi restando a casa in sostanza. Jerry raccontava che questo libro che ha conosciuto a Savignano, che ha incontrato l'autore a Savignano, in realtà era stato, questo progetto era stato candidato a un premio dedicato al fotogiornalismo, e questo, nella commissione che doveva decretare il vincitore del premio, ci fu un grande dibattito a proposito della giustezza di questa assegnazione a Giorgio Di Noto, tanto che due delle persone nella commissione lasciarono infuriate la commissione, abbandonarono proprio l'assegnazione del premio. Io trovo, dice Jerry, però molto interessante il processo che ha fatto Giorgio Di Noto, perché comunque fa riflettere su tutta la questione a cui accennavo prima, e in ogni caso le fotografie sono molto belle, il progetto poi è interessante in sé. You write somewhere that change is the leitmotif of this volume 3. What changed and what is changing? It's this change in going from the objective to the subjective photograph. That's the big change. Also, the digital age, of course, has changed photography a lot. Not fundamentally, but in the way it's done. I mean, everyone can do photo books now very easily. So that's a big change, of course. I think philosophically, that's not so much of a change, because I think this change, this personalization was already happening, but it's accelerated it. Allora, la domanda a proposito del cambiamento, cosa sta cambiando secondo te? Allora, la prima cosa che cambia ovviamente è quella che dicevamo prima, cioè la soggettivizzazione della fotografia, questo è il primo macro cambiamento. Poi possiamo naturalmente parlare della digitalizzazione, per cui questo ha consentito una grande divulgazione, quindi è molto più facile per un autore pubblicarsi un libro, per esempio. Forse però in senso filosofico davvero il percorso verso un mondo più personale, più privato, verso una storia letta più dal soggetto stesso è la cosa più importante. This volume 3 ends on a chapter about appropriate found photos, archives. Why is this genre so strong? There are two answers. The kind of ironic answer is that it's difficult to take photographs. It's much easier to use other people's. But of course, the serious answer is that photographers are interested in the qualities of the medium, what the medium can do, and also, again, how one communicates through the medium. And also this interest in the snapshot kind of illustrates a desire to get back to a kind of naive authenticity where the person making the photograph, it's done from that simple desire to recognize and boast and nothing more. So in one way, it's a kind of very sophisticated look at the way images work and the way they're disseminated, but also a desire to get back to a kind of Garden of Eden of photography. La domanda riguarda il capitolo dedicato alla fine all'uso degli archivi alle fotografie, alle fototrouvées. Chiedeva Rémy Coignet, perché pensi che sia così importante per gli autori poi lavorare su materiale già disponibile senza che sia il proprio? E la risposta di Jerry è, la prima risposta che mi viene è quella ironica, perché è più facile lavorare con le fotografie degli altri che non scattarne di proprie, ma ovviamente questo è solo il solito humor inglese, e invece credo che sia importante per un autore appunto riflettere sul mezzo stesso, quindi il medium fotografico, c'è tutta una riflessione intorno al significato delle immagini.
Quindi l'uso dell'archivio è una riflessione sul perché e come sono state usate le immagini, ma anche una sorta di ritorno, per esempio nel caso delle foto trouvée, a una sorta di giardino dell'Eden della fotografia, cioè un momento in cui chi aveva scattato quell'immagine l'aveva fatto per un desiderio personale molto puro e senza uno scopo altro, per cui c'è anche, come dire, un po' una voglia di ritrovare quello spirito lì. Before we finish, I would like to have your feeling about Italian photography and photo books. Through the three volumes, you present more than 25 Italian books, from Ferdinando Ongaggia, Streets and Canals in Venice, from 1893, until Arianna Arcara and Luca Santese found photos in Detroit from 2012. Do you see Italian specificity, or are these books in each period inscribed in a worldwide production? Well, we never think, well, sometimes we think perhaps we should have an Indian book or two or a Chinese book, but we don't really think we should have this country or that country. We want this good book and we want that good book. And I don't know how many that represents in the overall thing. I know there are more American books than anything else, and we didn't think so. We were almost anti-American book, and it's turned out that we have more American books than anything else. We have a lot of Japanese books, of course, because we felt not enough people knew about the Japanese books. But the Italian, I think that's quite a good score. We could have more, of course. I think to come to your question in a different way, I think now, since the new millennium, we do have, I think we have a world photo culture. I mean, you wouldn't have had a lot of foreign guests being invited to this festival in the 1960s. It would be totally Italian, and so on. So I think there's a world photo culture now. We all know what's going on in Italy, what's going on in Japan, what's going on in Brazil. What distinguishes Italian photo books from books in other countries? I don't know, a certain elegance, I guess. Whatever national characteristics you would like to think for yourselves. The main thing is that most Italian books, the photographers photograph in Italy, and that's what makes them unique. And I think it's the same with, you know, Americans mainly photograph in it's not totally true, but the photo books of each country reflects the country, because most of them are made documenting that country. And obviously, we got very excited by all the books documenting the Annie di Piombo. And certain traits in Italian photography, very strong on photojournalism, very strong on a kind of landscape book, a kind of Guido Guidi type landscape book, and so on and so forth. But we never sat down and said, oh, we have to have so many Italian books or so many American books or whatever. Occasionally we would say, oh, we don't have a Slovenian book. Do we know of a Slovenian book? And to maybe do that. But Italy being one of the kind of more prolific photo cultures, and there was never any question there would be Italian books in without us even trying to put Italian books in. Bene, questa è l'ultima domanda, e la domanda riguarda la fotografia italiana. Remy Coignet dice che nei tre volumi Jerry Badger e Martin Parr hanno presentato più di 25 libri di autori italiani, da Ferdinando Ongaggia, Streets and Canals,
in Venice nel 1893 fino a recente Arianna Cara e Luca Santese con Fan Photos in Detroit nel 2012. La domanda era: ci sono delle specificità secondo te nel libro italiano? E la risposta di Jerry è: innanzitutto oggi c'è, come dire, una cultura fotografica globalizzata, per cui per esempio se noi ci fossimo trovati al Festival di Reggio Emilia, se ci fosse stato 20 anni fa, probabilmente non ci sarebbero stati degli ospiti stranieri, per esempio, sarebbe stato rappresentativo di una scena molto più caratterizzata localmente, come è anche naturale che sia stato. E a oggi, per esempio, tutti nei diversi paesi siamo consapevoli e siamo attenti a quello che succede, per esempio, nella scena italiana o così per tutte le altre scene. Quindi nello selezionare i libri per i 3 volumi dei photobook non c'è stata un'attenzione alle nazionalità diverse dei libri, ma solo ai soggetti e alla qualità dei libri stessi. Poi naturalmente in alcuni casi abbiamo cercato, non so, un libro sloveno o indiano, c'è stata, diciamo, una ricerca rispetto ad alcuni paesi particolari per cercare di avere un libro anche da quei paesi, però non è stato questo che ha condizionato in primis le nostre scelte. Per quanto riguarda la fotografia italiana, un po' come succede anche negli altri paesi, spesso le fotografie dei libri italiani sono anche scattate in Italia, non sempre ovviamente, ma questo vale in gran parte dei casi. Quindi è vero che i libri che vengono da un paese spesso rappresentano la realtà, la società e ciò che succede all'interno di quello stesso paese. Da questo punto di vista, per esempio, in Italia la fotografia di paesaggio ha senz'altro sempre giocato un ruolo. Ecco, poi ci sono degli autori, appunto Guido Guidi, diversi titoli che sono stati inseriti nei 3 volumi. Well, I think it was a nice conclusion. Thank you very much, Jerry, for answering these questions. Quindi Thank credo you. Fosse una grande conclusione, grazie a Jerry Badger e grazie anche a Rémy Coignet da Le Monde che è venuto a intervistare. Thank you.